Buongiorno, stamattina colazione un po' diversa dal solito perché ci mangiamo queste belle ciambelle ricoperte di cioccolato, queste prese alla Lidl, e poi le accompagniamo con un po' di yogurt e cannella, quindi niente frutta, niente cose troppo elaborate, semplicemente queste perché ci stanno. Ogni tanto ci vuole un po' di dolcezza così per iniziare la giornata. Quindi buona colazione a noi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Cominciamo? Cominciamo? Cosa c'è? Si stanca? Si stanca? Invece di abbaiare alle 6 del mattino, dormivi? Eh? Dorme proprio, eh? È cotta. Si dorme la notte, eh? Non di giorno. Eh sì, di notte si dorme. È scema. Grazie. Grazie. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo weekend e di conseguenza in questo nuovo vlog. Come tutti i sabati mattina mi trovate sul divano a riprendermi un attimo, a svegliarmi dopo la colazione, perché la maggior parte delle volte in cui vlogo faccio colazione e sono uno zombie, raramente mi sentite parlare, eccetera. E anche stamattina non faccio eccezione, quindi ho fatto colazione, ma proprio come uno zombie, quindi guardando la tazza, guardando un po' la televisione, eccetera. E adesso mi sto riprendendo un pochettino. Gigi è fuori in questo momento, è in giardino con la Penny. Non abbiamo particolari programmi per oggi, non ancora, però ci tenevo a ringraziare tutte le ragazze che mi stanno dando dei consigli su posti da visitare qui in zona. Grazie mille. Presto visiteremo tutto quello che ci consigliate di visitare. Però, appunto, per oggi non abbiamo ancora nessun programma in particolare, ma bando alle ciance, volevo parlare di una cosa importante, perlomeno per noi. Stiamo programmando le vacanze, stiamo programmando dove andare, quando andare, tutto il resto, e qui ci serve un po' il vostro aiuto perché abbiamo le idee un pochettino confuse. Quest'anno, a differenza dello scorso anno, in cui sostanzialmente per problemi legati al mio lavoro abbiamo saputo di questa settimana di ferie proprio all'ultimo, circa una settimana prima appunto delle ferie, e quindi non siamo riusciti a organizzarci al meglio come avremmo voluto. Ci sarebbe piaciuto andare in Sardegna, però ovviamente all'ultimo momento, l'ultima settimana di agosto, non c'era più nulla se non a prezzi veramente fuori di testa, e quindi abbiamo dovuto organizzare qualcosa di veloce proprio all'ultimo momento, veramente last minute, e siamo andati a Rimini. Per carità, io sono andata diverse volte a Rimini, Riccione, comunque sull'Adriatico. Sono sempre stata nelle Marche quando ero ragazzina, quando ero bambina, e mi è sempre piaciuto l'Adriatico, però appunto perché ci sono sempre stata mi sarebbe piaciuto vedere altri posti e poi vedere anche un mare diverso, un po' più pulito, un po' più limpido, un po' più bello. Però ripeto, per problemi logistici dell'ultimo momento non siamo riusciti a organizzare nulla di più di Rimini. Nonostante sia stata comunque una bellissima settimana, ci siamo riposati tantissimo, ci siamo rilassati, ci siamo anche divertiti, perché comunque si sa, a Rimini c'è la vita notturna, l'aspetto bello di Rimini è proprio quello, però non è quello che cerchiamo nelle vacanze. Quindi dateci una mano, abbiamo bisogno dei vostri consigli. Vi dico indicativamente, pensavamo all'ultima settimana di settembre, così non troviamo casino, non troviamo famiglie, non troviamo bambini che strillano, e qui non uccidetevi, però se mi devo rilassare preferisco andare in un periodo in cui non ci sono troppe famiglie, ma non per offendere le famiglie o chissà che cosa, però veramente. Mi è capitato di avere come vicini di ombrellone dei bambini che strillavano come i pazzi, quindi vorrei evitare. Non c'è nulla di male, sono sincera nel dirlo. Ultima settimana di settembre, vorremmo andare in un posto in cui non siamo mai stati, quindi la Sardegna la accantoniamo perché ci siamo già stati, ci torneremo magari l'anno prossimo, però quest'anno vorremmo andare in un posto completamente nuovo per entrambi.
Quindi non siamo stati in Grecia, non siamo stati in Spagna, siamo stati in Egitto. Non lo so, dateci voi qualche consiglio anche in relazione al periodo, quindi l'ultima settimana di settembre, andare in un posto caldo perché l'intenzione è quella di fare una vacanza rilassante al sole, dove c'è un mare bello, pulito, dove si può fare qualche escursione, vedere cose un po' particolari, un po' diverse. Appunto, un posto nuovo e calcolate che le nostre vacanze ideali sono sì, relax, però ci piacerebbe anche un po' muoverci. Come abbiamo fatto in Sardegna 2 anni fa, mi sembra. Sì, 2 anni fa, abbiamo noleggiato il nostro scooter, il nostro motorino e ci siamo messi a girare di giorno in giorno per cercare delle spiagge nuove, delle calette un po' particolari, un po' diverse, scoprire cose nuove, anche muoversi la sera per cercare dei posti diversi di volta in volta per mangiare, eccetera. Ci piacerebbe più un appartamento rispetto ad un albergo, noi ci troviamo meglio con l'appartamento perché se vogliamo prepararci il pranzo al sacco abbiamo la cucina, se una sera non abbiamo voglia di uscire a mangiare, ci prepariamo qualcosa di veloce, poi usciamo a mangiare un gelato. Insomma, spero di essermi spiegata. Quindi consigli, via con i consigli anche in relazione proprio alle strutture, dove andare, qualche posto che avete provato in cui vi siete trovate particolarmente bene. Scrivete tutto, tutto qua sotto. Ho preferito dirlo subito ad inizio video così spero di catturare l'attenzione della maggior parte di voi e appunto e spingervi a lasciarci qualche consiglio. Noi siamo molto, molto, molto affascinati quest'anno dalle Canarie. Perché non ci siamo mai stati, perché è un posto caldo anche a fine settembre, e perché appunto ci affascinano queste isole che non è soltanto un bel posto a livello di mare e di temperature, ma ci sono veramente degli scenari bellissimi proprio anche a livello ambientale. E ad esempio Tenerife so che c'è un parco naturale molto bello da vedere, Lanzarote ci sono vari vulcani da vedere, eccetera, eccetera. Quindi ci affascina anche questo della vacanza, questo aspetto un po' da esploratori, ci piace un po' esplorare, soprattutto nella mia natura. Gigi mi ha detto, però amore, promettimi che ci riposiamo anche, ma su questo non c'è dubbio perché insomma dopo un anno di lavoro ci sta l'idea di dire mi spaparanzo sul lettino in spiaggia o in piscina o quello che è. E non mi muovo per tutta la giornata, sì, però in parte vogliamo anche un po' girare, un po' conoscere, un po' visitare, esplorare. Quindi via con i consigli. Scrivetemi nei commenti tutte le vostre idee, dove siete stati voi, i consigli che mi date anche per visitare determinati luoghi, insomma, tutto quello che volete scrivetemelo qua sotto nei commenti. Nuovi arrivi della settimana, ve li faccio vedere subito, altrimenti me li dimentico. Neve Cosmetics mi ha mandato questo bel pacchettino con all'interno 14 pastello, 7 per occhi e 7 per labbra. Perché? Perché hanno rivoluzionato le matite pastello in modo da renderle, come vedete qui, più scriventi, più sfumabili e anche più durature. E io mi trovo molto bene con le pastello per occhi, ancora di più con quelle per labbra. Io le amo, tant'è che la mia matita preferita per labbra si chiama Amore ed è appunto una pastello di Neve Cosmetics. Tra quelle per occhi che mi hanno inviato, eccole qui, c'è quella nera, quella grigia, viola, argento, un color bronzo, un bellissimo color petrolio e un color tortora. Ed eccole qui, e poi quelle per labbra. Eccole qui, ce ne sono alcune che sono veramente molto molto famose, come Vino, che è la seconda da sinistra, o come Ballerina, che invece è la seconda da destra, e appunto sono strafamose e io non vedo l'ora di provarle. Voglio anche vedere un po' com'è questa nuova formula, come si comportano anche con il caldo che sta facendo adesso, perché ragazzi, vi posso dire che è ufficialmente arrivata l'estate, fa un caldo micidiale. Ha iniziato a far caldo ad inizio settimana, subito da lunedì, questo caldo afoso, pesante, che proprio ti sbatte a terra ed è per questo che faccio molta fatica a truccarmi in questi giorni, faccio proprio il minimo indispensabile e quindi vedremo come si comportano queste matite anche con il caldo estremo di maggio, che è una cosa rara qui da noi, però ben venga, insomma. Vi faccio vedere anche le unghiette nuove e voi mi direte, ma scusami, ma fai sempre dei bei colori un po' vivaci, un po' sgargianti. Adesso che è arrivata l'estate, tu fai il nero? Sì, avevo bisogno, avevo voglia di fare un po' di nero, perché il nero per me è un po' come dire un colore neutro, quindi per disintossicarmi dai colori che ho fatto fino
fino adesso avevo voglia di qualcosa di più neutro, quindi nero lucido con l'anulare argento, tutto glitterato. Tra l'altro, secondo me il nero va bene in qualsiasi stagione, in estate, in inverno, perché rende la mano molto elegante per quanto mi riguarda. Ovviamente è una mia opinione, c'è chi ama il nero, c'è chi lo odia, io lo amo tantissimo, e quindi eccole qui le mie unghiette nuove. E tra l'altro ho preso anche un po' di colore, non mi chiedete quando perché non mi sono mai messa a prendere il sole, però sto prendendo colore semplicemente a camminare all'aria aperta, quindi quest'anno non sono un cadavere, meno male. Vediamo quanto dura questa cosa perché mi sbianco in un attimo. Ecco, una cosa che mi sta salvando tantissimo in queste giornate veramente afose, c'è un'umidità pazzesca, è questa acqua termale di Aven. Io la ricompro tutti gli anni, questo è il boccettone, quello gigante da 300 ml che dura tantissimo. Tra l'altro l'anno scorso avevo trovato anche la mini taglia, non so, saranno forse 50 o 100 ml. Comunque questa è fantastica perché spruzzata sul viso durante la giornata vi rinfresca, vi aiuta a mantenere la pelle idratata, non rovina il trucco, però veramente è una cosa che io amo utilizzare quando arriva l'estate. Per averla ancora più fresca io la metto in frigo, la mattina la tiro fuori, me la porto in giro durante il giorno ed è bella fresca, veramente è un prodotto che vi consiglio perché è ottimo. Ovviamente ci sono anche altre acque termali, io mi sono trovata bene con questa di Aven perché l'ho sentita nominare da tantissime blogger, e quindi un paio d'anni fa mi sono decisa a comprarla anch'io e non me ne sono pentita, anzi la ricompro tutti gli anni perché è qualcosa di fenomenale. È semplice acqua termale, però veramente aiuta tantissimo. Ragazzi, io non vi ho ancora fatto vedere un acquisto che ho fatto da Primark quando siamo stati al centro commerciale di Arese, ed è questo bellissimo telo da mare, quindi un asciugamano da spiaggia. Mi è piaciuta tantissimo la fantasia, vedete, bianca e viola, di questo bel viola acceso, ha tutte le frange all'estremità, ma non è soltanto viola, bensì ha questi altri due colori, quindi un arancio fluo che in realtà più che arancio è un po' più tendente al corallo, e poi l'azzurro, ma è bellissimo, io me ne sono innamorata, tant'è che lo sto anche utilizzando per farci le foto, tipo quando mi arrivano i prodotti nuovi da postare sui vari social. È bellissimo, l'ho pagato mi sembra meno di 10 euro se non erro, ce ne sono tantissimi. Ok, magari non asciugherà tantissimo perché non mi sembra una spugna di quelle belle consistenti, però non lo so, devo provare a lavarlo e vedere un po' come si comporta. Non l'ho ancora lavato, lo metterò in lavatrice, spero che non si restringa perché è anche bello grande tra l'altro, e la cosa che ci è piaciuta a me e a Gigi oltre alla fantasia è proprio anche la dimensione, quindi speriamo bene, incrociamo le dita, proverò a lavarlo e poi vi farò sapere. Tra l'altro, cosa positiva di questo asciugamano è che essendo così sottile io riesco a piegarlo, arrotolarlo e occupa davvero pochissimo spazio nello zaino o nella borsa da mare, quindi è una cosa che mi piace. Molto spesso gli asciugamani da mare sono tutti rigidi, ingombranti, invece questo è, nonostante sia grande, comunque occupa anche poco spazio. Fatemi sapere dove acquistate voi i teli da spiaggia, perché io ogni anno divento matta per cercarne qualcuno di valido, che non costi un occhio della testa, che sia anche carino a livello di grafica. Sto finendo di montare questo video che è un try on haul, però dedicato all'abbigliamento fitness, quindi sportivo, e in realtà ho già finito di editarlo, lo sto solo ricontrollando, e volevo farvi vedere questo reggiseno sportivo di Lidl che è fantastico, però vabbè, l'avrete già visto probabilmente quando caricherò questo vlog, quindi non sarà niente di nuovo, però insomma sto finendo di editare e per una volta un video haul dura soltanto 11 minuti ed è una cosa stranissima, veramente, perché solitamente li faccio lunghissimi. L'ultimo che avete visto durava una cosa tipo 25 minuti, poi tagliuzzando qua e là sono riuscita a accorciarlo, perché altrimenti veramente 25 minuti di video non si può. Stavamo guardando un po' di immagini su Google e questa ad esempio è Lanzarote, che ci affascina tantissimo perché vedete com'è, cambia di scenario, e abbiamo letto che davvero in poche centinaia di metri si passa da una spiaggia bianca ad una spiaggia nera, poi rossa,
È un'isola veramente molto affascinante da questo punto di vista, e quindi stavamo guardando un po', ci stiamo facendo affascinare proprio da questi scenari stupendi, ma guardate i colori, è qualcosa di incredibile. Poi sicuramente, ok, sono un po' enfatizzati a livello di luci, eccetera, però comunque di base, ecco, non mi dispiacerebbe andare in un posticino così, se devo essere sincera. Mi raccomando, tutti i consigli che volete, non solo sulle Canarie, ma in generale, scrivetemi tutto, mi raccomando. Giretto veloce, abbiamo fatto veramente un girettino non troppo lungo, però con questo caldo lei è già stanchissima, è veramente stanca, la sentite ansimare anche. E abbiamo programmato la giornata. Oggi dobbiamo fare una cosa di cui non abbiamo voglia, nessuno dei due ha voglia, però è una cosa che va fatta per noi, per la casa, e il tempo è anche quello giusto perché ci serve un po' di caldo che asciughi. E quindi cosa faremo mai oggi? Oggi imbianchiamo casa, quindi si imbianca tutto, abbiamo già la vernice, abbiamo già tutto. Adesso, visto che comunque stamattina ci siamo alzati veramente presto, causa lavori e causa Penny anche che si è messa a abbaiare come una pazza, così per nulla, senza motivo, ci siamo alzati presto, è ancora mattina presto, quindi siamo ancora in tempo per partire e dovremmo farcela teoricamente entro la fine della giornata, anche perché la nostra casa non è grande, quindi ce la dovremmo fare tranquillamente. Adesso dobbiamo preparare tutto, quindi mettere via tutto quello che è in giro e poi scocciare tutte le varie cose che non dobbiamo, che dobbiamo coprire, anzi, che non dobbiamo sporcare. E quindi oggi facciamo una cosa un po' diversa, oggi facciamo un po' di lavoretti per la casa, però sono contenta perché è dall'anno scorso che diciamo che dobbiamo imbiancare e finalmente riusciamo a trovare il tempo, ma soprattutto la voglia, perché era questa che mancava di solito, proprio la voglia di farlo. E appunto siamo in due, ci diamo la voglia uno con l'altro, ci sosteniamo e lo facciamo. E niente, stavo contemplando la sala. E vi volevo dire, vi volevo aggiornare perché alla fine il cambio armadio sono riuscita a farlo, ce l'ho fatta. Dopo 4 ore e mezza e 5 lavatrici sono sopravvissuta. Ho dovuto rilavare praticamente tutto perché avendo messo le cose estive sotto vuoto, sapevano proprio di chiuso, oltre al fatto che erano stropicciate, quindi niente, mi è toccato rilavare praticamente tutto, però alla fine sono riuscita a fare il cambio armadio, nonostante tutto sono sopravvissuta e sono riuscita anche a farlo a Gigi, quindi soddisfattissima nonostante le 4 ore e mezzo davanti all'armadio, più che davanti dentro l'armadio ce l'ho fatta. Ok, direi che siamo pronti. Io ho fatto il lavoro di preparare, di scocciare tutto, quindi finestra tutta scocciata, non so se vedete, ma tutti i bordini qui, dei gradini, e da qui si vede che è proprio il caso di imbiancare. Quindi scotch di carta, mi sono fatta tutto questo lavoraccio, che è il più noioso in realtà, perché poi imbiancare si può dire che è il meno. Tutta la preparazione e quindi niente, adesso arriva Gigi, iniziamo dalla scala che va su in camera e poi scendiamo in sala. La camera l'avevamo già fatta, però vediamo se gli diamo una ripassata. Scendiamo verso la sala, poi bagno, cucina. Direi che è il caso di lavarsi le mani prima di preparare da mangiare. E in realtà mi sono sporcata dappertutto, capelli, braccia, pantaloni, maglietta, tutto veramente. Sto preparando da mangiare e ho intenzione di fare una bella frittatina con le carote. Quindi ho già grattugiato un po' di carote, non so dirvi il peso, però un po' di carote.
Poi abbiamo le uova, l'erba cipollina, il sale e sicuramente qualche altra cosa che mi sto dimenticando, giusto? Un po' di formaggio grattugiato, ovviamente. E se serve, in base un po' alla densità, anche un pochettino di pane grattugiato, però vediamo, essendoci le carote, non credo che dovrebbe servire. Quindi andiamo a fare questa frittata che è buonissima. Potete farla anche con le zucchine, con le patate, buonissima anche con patate e carote insieme. Insomma, tutto quello che volete utilizzare perché viene una cosa sfiziosa, però anche leggera e veramente molto buona. Eccola qui la mia frittatina, l'ho appena girata, adesso ho abbassato un po' la fiamma per non farla bruciare dall'altra parte e ovviamente quando la faccio non al forno, quindi in padella, cerco di ungere un pochettino il tegame dove la faccio per evitare che si attacchi perché altrimenti è un macello, non si stacca più. Quindi un filino di olio, asciugo con lo Scottex in modo da non farla fritta, ma da permettere semplicemente all'olio di non farla attaccare. E poi la verso su un piatto e la rigiro in pentola per girarla. Questo è il mio trucchetto. Oppure se avete anche un coperchio di quelli piatti, potete fare la stessa cosa, quindi girarla sul coperchio e poi rovesciarla nella pentola. Detta così non si capisce niente, ma io so che voi avrete capito. Si mangia quindi frittata con le carote, un po' di ricotta, immancabile ultimamente, e poi hamburger di pollo, perché ne abbiamo tantissimi in frigo, e quindi hamburger di pollo. Io li adoro, veramente sono buonissimi, non somigliano agli hamburger classici, quelli di vitello, di manzo, eccetera, ma sono proprio diversi, ma veramente quando li facciamo in cucina c'è un profumo assurdo, buonissimo. La penne va in giro col naso in su perché c'è un profumo buonissimo e quindi buon appetito! Penny, ridammi la calza, vieni qui. Bene. Uno non può neanche togliersi le calze. A posto? Finito? Va bene. Mi raccomando, non guardate il casino che c'è alle mie spalle, perché c'è il delirio in questa casa. Abbiamo mangiato, adesso siamo pronti per ripartire tutto il pomeriggio così, ma mi sa che non riusciremo a finire tutto entro sera, quindi in caso o domani o il prossimo weekend finiremo tutto. E intanto vi faccio vedere un po' i progressi di questo lavoro. Questa è la parete dietro l'armadio, però è la prima passata ancora. E poi abbiamo anche la scala. Bianco è tutta un'altra cosa, vedete? Lì la parte sopra è come era prima, la parte sotto è come adesso e anche qui è soltanto una passata, quindi bisogna fare due mani ovviamente. E però insomma inizia a vedersi qualcosa, eh? Il cambiamento già si nota proprio a livello di luce. E quindi niente, si ricomincia e speriamo di finire presto. Mi sembra giusto, decisamente giusto. Lui va a comprare, a fare il rifornimento di vernice perché l'abbiamo finita. E cosa fa? Tappa al supermercato perché mi ha sentito dire che ho finito il cioccolato fondente e mi compra il cioccolato fondente. È un angelo, veramente. Comunque questo a me piace tantissimo. Avevo preso tempo fa, il formato forse da 300 grammi, che però era molto più spesso, più alto come cioccolato. E a me piace veramente tanto perché non è amaro, non è troppo dolce, è quella via di mezzo e a me piace veramente tantissimo. Ragazzi, abbiamo appena finito, sono le 8:10 e abbiamo appena finito di pulire, di togliere tutto lo scotch, tutta la carta, tutto quello che copriva i mobili e abbiamo lavato, abbiamo aspirato, abbiamo lavato per terra, dappertutto abbiamo rilavato i mobili perché veramente abbiamo fatto un macello e ovviamente non abbiamo finito, ma questo era chiaro a tutti tranne a me perché io credevo che ce l'avremmo fatta oggi a fare anche la cucina, invece no, abbiamo fatto la scala che va in camera e poi vi faccio vedere, adesso non lo so se riesco a farvi vedere subito perché è tutto bagnato per terra, in caso vi faccio vedere domani con la luce. La sala, abbiamo fatto un pezzettino della scala che scende, i soffitti e dobbiamo fare la cucina e la scala che scende in cucina.
e non so se li faremo domani, sinceramente. Vediamo un po' a che ora ci alziamo e poi vediamo se abbiamo tempo di preparare tutto, di scocciare tutto, coprire tutto. Vediamo perché l'idea di lavorare 7 giorni su 7, quindi non lo so, vediamo un po' in caso potremo finire il prossimo weekend. Io intanto ho vernice ovunque. Ma tipo che mi sono fatta il bagno nella vernice, probabilmente ce l'ho anche sugli occhiali, sì, anche sugli occhiali. E adesso vi faccio vedere anche i vestiti, quindi è il caso che vada a farmi una doccia. Gigi l'ha già fatta. Questi sono i miei pantaloni, la mia tuta da casa, ormai non lo è più, ma insomma, vabbè. Stiamo aspettando la pizza perché sono le 8:15 appunto e abbiamo deciso di non metterci a cucinare. Sinceramente siamo stanchi, parecchio stanchi, e quindi aspettiamo la pizza e nel frattempo mi sa che vado a farmi una doccia e dovrei anche lavare i capelli perché non so se si vede, ma l'avevo vista prima, ho la vernice anche sui capelli, sulle braccia, insomma dappertutto, quindi devo andare proprio a lavarmi da cima a fondo. E però sono contenta perché abbiamo fatto un bel lavoro, ho dato una mano anch'io, quindi ho imbiancato anch'io, ho fatto alcune parti con il pennellino, quindi magari le parti un po' più gli angoli, cose così, col pennellino, oppure con il rullo quello piccolino, ma anche con il rullo quello grande, quindi ho dato una mano anch'io, e anche perché questi lavori io li ho sempre visti fare da mio papà, perché comunque mio papà fa lavori molto manuali. E se la cava davvero in ogni cosa, tra cui anche l'imbiancare, quindi io da piccola ho sempre visto mio papà imbiancare in casa e ho sempre avuto la voglia di provare, soltanto che lui è la tipica persona che ti dice sì, ti insegno a imbiancare, si fa così e mentre ti dice si fa così lo fa lui, lo finisce lui e basta, quindi non te lo fa fare. Quindi è stato bello perché Gigi invece mi ha lasciato imbiancare, quindi sono soddisfatta perché finalmente a 28 anni ce l'ho fatta imbiancare. Bando alle ciance, vado a darmi una lavata prima che arrivi da mangiare e poi ci buttiamo sul divano perché siamo distrutti, veramente stanchi, non pensavo, ma è stata una bella giornata intensa, lunghissima e quindi sì, relax totale. Io non so voi, però quando devo prendere la pizza, ogni volta mi dico sempre, ok, stavolta si cambia, non si prende sempre la solita pizza, si cambia. E quindi mi metto a leggere, rileggere il menù, lo leggo tipo una decina di volte e poi ovviamente succede sempre che ricado sulla stessa scelta, sulla stessa pizza di sempre. Vado sul sicuro con quella. Fino a qualche tempo fa prendevo sempre una margherita, o una bufalina, e invece adesso ho scoperto questa pizza. Che però fanno soltanto in un ristorante, quindi ogni volta devo chiedere quando vado negli altri posti, devo chiedere se me la fanno personalizzata e c'è chi me la fa senza problemi, c'è chi mi guarda malissimo, quindi ogni volta mi sento un po' in imbarazzo perché sono l'incubo dei pizzaioli, però insomma ci sono 30.000 pizze e io non riesco mai a trovarne una, mai. Si mangia la mia è la solita, zucchine, prosciutto cotto, pomodorini e mozzarella. La tua invece è mozzarella, prosciutto, funghi e Panna. panna. E quindi si mangia.